Ecco quello che penso del wallet di Apple dopo 6 mesi di utilizzo. Ad inizio settembre del 2023 ho deciso di acquistare il wallet di Apple perché mi ha sempre incuriosito e volevo qualcosa da portare al posto del portafogli, in modo tale da avere le piccole cose di cui ho bisogno e basta. Innanzitutto tengo a precisare che il wallet che ho acquistato a settembre è quello in pelle, non è in fine woven perché lo acquistai qualche settimana prima che annunciassero gli iPhone 15 e il nuovo materiale premium che Apple sostituisce alla pelle, quindi la mia recensione si baserà sul wallet in pelle. Bene, precisato ciò, vi dico che all'interno del wallet si possono inserire fino a 3 carte. Non più di tre. Poi, se vogliamo aggiungere insieme alle 3 carte magari qualche moneta o banconota, possiamo farlo tranquillamente. Le monete e le banconote riescono ad essere infilate all'interno del wallet senza problemi. Ovviamente le monete più di 2 o 3 non si riescono a inserire e l'attacco del wallet è magnetico. Attraverso il MagSafe si attaccherà al nostro iPhone senza cadere. Questo wallet va bene dall'iPhone 12 in su, quindi questi 4 modelli di iPhone hanno la possibilità di avere il wallet Apple MagSafe. Dall'11 in giù non è possibile. Allora, ragazzi, vi posso dire che io questo wallet lo uso in combo con la cover in pelle per il mio iPhone. Quindi la cover ha il MagSafe integrato e va a pennello con il wallet. Infatti, non cade davvero, ragazzi, fidatevi di me, non cade mai, a meno che voi non spingete con la mano in questo modo, fate una roba del genere, ci sta che magari un po' si muove, ma per esempio se devo metterlo in tasca oppure devo muovere l'iPhone così, non cade. Ci sono molte persone che si sono lamentate, ma in realtà probabilmente non l'hanno neanche mai provato. Sarei curioso di vedere anche il modello FineWoven, solo che alcune persone comunque si sono lamentate del materiale, non del attacco magnetico o del prodotto in sé, perché alla fine è uguale a questo wallet, ma è solo in tessuto, se non sbaglio. Comunque devo dire perché per quanto riguarda il prodotto in sé, non si è neanche sfigurato, è letteralmente sano, intatto, è come l'ho unboxato a settembre e non ha nessun graffio o difetto. Ottimo. Inoltre, questi nuovi wallet rispetto ai primi che uscirono nel 2020 hanno questo piccolo plus che quando stacchiamo il wallet dal nostro iPhone, dopo un tot di minuti, se non sbaglio un minuto o anche di meno in realtà, forse qualche secondo, arriverà una notifica istantanea sul nostro iPhone che ci dice che il wallet è stato sganciato. Infatti, in casi estremi che non trovate più il vostro wallet, vi manda la notifica e vi dice l'ultimo posto in cui è stato lasciato. E questo è davvero utilissimo. Ovviamente questo wallet lo consiglio a chi non ha voglia di portarsi un portafogli e ha bisogno solo del minimo indispensabile come il documento d'identità, la patente o qualcos'altro e qualche moneta giusto per avere qualche contante, perché per esempio io la maggior parte delle volte pago con Apple Pay, mi trovo benissimo e non intendo cambiarlo. Ovviamente porto sempre anche la carta appresso perché non si sa mai, magari a volte non va il contactless, quindi pago o in contanti o con la carta fisica. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, che hai trovato più informazioni possibili. Commenta per qualsiasi cosa, io sono sempre attivo, ti risponderò il prima possibile. Lascia un like, iscriviti se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!